Settore automotive, trasporti e sindacati. Incontro in Regione Abruzzo all'Aquila per coordinare la ripartenza delle imprese. A ricominciare da lunedì 27 aprile la Sevel, anche se a organico ridotto, per rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle norme di contrasto al contagio del coronavirus. Torneranno a muoversi migliaia di persone in Val di Sangro che utilizzeranno auto private e trasporto pubblico. Anche il TPL si dice pronto, i mezzi viaggeranno con un terzo dei passeggeri consentiti per permettere il giusto distanziamento tra gli utenti. Secondo la FIOM CGIL sarebbe stato opportuno attendere il 4 maggio per la ripartenza. Il 20% degli operai di Sevel proviene dal Molise, dice Alfredo Fegatelli, segretario interregionale. Circa il 20% del personale viene dal Molise e poi dopo c'è anche il problema che molte persone non potranno più viaggiare in quattro in macchina e quindi dovranno andare al massimo due persone per macchina, quindi ci sarà un raddoppio sicuramente delle auto e quindi c'è bisogno di uno sforzo maggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico. La sicurezza va garantita dentro i luoghi di lavoro, ma va garantita anche per tornare nelle proprie case o per tornare al lavoro, insomma. Per il segretario regionale Will Trasporti, Giuseppe Murinni, questa potrebbe essere l'occasione per rimettere al centro del dibattito il settore del trasporto pubblico. E si sta manifestando tutta la carenza di questo servizio che fino ad oggi era dedicato agli sfigati, ovvero a quelli che non potevano permettersi un'alternativa. Oggi invece va ripensato l'intero sistema dei trasporti, nell'immediato perché c'è la riapertura delle imprese di produzione, in particolare nella Val di Sangro e penso alla Sevel, ma subito dopo dovrà accendersi un tavolo di confronto per pensare alla riapertura delle scuole che ci sarà nel mese di settembre con ogni probabilità. In quel caso sarà necessario avere nel frattempo investito sui mezzi in quanto il distanziamento personale a bordo degli autobus necessiterà di un numero maggiore di veicoli da mettere su strada e attualmente le imprese di trasporto non hanno una capacità di affrontare questo tipo di problematiche con i mezzi che sono a disposizione. Nell'immediato potranno adoperare gli autobus delle scuole, ma per settembre dovranno essere previsti dei nuovi sistemi, degli investimenti e soprattutto un nuovo e articolato sistema di trasporto.